Leoni, devo darvi una notizia molto, ma molto importante. Anzi, sai cosa? Se questo è l'ultimo video del canale, voglio che sia fatto nel mio stile. Andiamo. Negli ultimi 3 anni ho realizzato quello che era il mio sogno, ovvero di trasformare questa cosa di YouTube in un lavoro. È tutto nato dalla mia passione per il fitness e per lo sport. Volevo realizzare dei video talmente tanto fighi che non erano mai stati fatti prima. E direi che ci sono riuscito. Con i miei video volevo strappare un sorriso alle persone e ispirarle a muovere il culo. Infatti, negli scorsi 3 anni ho affrontato i test fisici militari più tosti che esistessero. Ho ricreato le routine degli atleti e degli attori più pazzi su questo mondo. Ho anche affrontato le sfide più dure e toste che potessi trovare. Mi sono infilato in laghi ghiacciati, mi sono fatto spruzzare il peperoncino negli occhi, ho visto luoghi mozzafiato. Ho scovato e partecipato alle competizioni più assurde che potessi trovare su questo pianeta. E in generale, se c'è una costante negli ultimi 3 anni, è che ho fatto tanta tanta fatica. Ma devo anche dirvi che questi ultimi 3 anni sono stati a mani basse i più belli di tutta la mia vita. Però ho capito che prima o poi tutte le cose, sia belle che brutte, devono finire. Negli ultimi 3 o 4 mesi ho preso una decisione davvero davvero importante, ovvero che smetterò di fare video qui su YouTube. E sia chiaro, non è una decisione che ho preso così da un giorno all'altro, è una decisione pensata e ripensata, perché è proprio una scelta veramente importante per quanto riguarda la mia vita. E tu dirai perché? Perché hai deciso di smettere di fare video su YouTube? Semplicemente perché non ho più la stessa passione che avevo anche fino a solo qualche mese fa. Mi ricordo bene la sensazione di svegliarmi ed essere super gasato di fare questi video, di affrontare delle sfide, di fare le routine, di fare i test fisici, di fare queste gare assurde. Non ho più quel fuoco dentro, non ho più la stessa motivazione di fare quei video e quindi semplicemente ho riconosciuto in 3 o 4 mesi di decisione che non voglio continuare a fare una cosa che non mi ispira e che non mi motiva come lo faceva prima. Ho riconosciuto il momento e mi sono detto: sai cosa, Marco? Ok, hai fatto il tuo, perché continuare? Semplicemente perché è quello che hai sempre fatto e allora ti definisce? No, assolutamente no. Ho 23 anni, ho tutta la vita davanti, ho un casino di cose da imparare e quindi mi sono detto: sai cosa? È stato un bellissimo capitolo della tua vita. Adesso lo chiudiamo in bellezza e dopodiché passiamo al prossimo. In più, l'altro giorno stavo guardando il film Batman, il Cavaliere Oscuro. E a un certo punto del film Harvey Dent dice: o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. E non so perché, ma anzi so il perché. Questa frase ha ragionato tantissimo con me e con quello che sto passando in questo periodo, anche perché mi guardo intorno e vedo molte molte persone, anche molti youtuber, che non capiscono che è passato il loro momento semplicemente e continuano a fare la stessa cosa identica rispiaccicata da anni e anni. Io ho voglia di iniziare un nuovo progetto, ho voglia di buttarmi su qualcos'altro e voglio dare il 1000% di me, come ho fatto fino ad adesso su questo canale. Quindi sì, smetterò di fare video su YouTube. E se non sono disperato o non sto piangendo, è semplicemente perché ho voglia di cambiare questo capitolo, di svoltare pagina. Sono già concentrato sul mio prossimo progetto. Ho già qualcos'altro in cui voglio dare il 100% di me stesso e del mio focus. Non sarebbe esattamente nel mio stile quello di andare in un angolino e iniziare a piangere. Se smetto di fare video su questo canale è perché ho già qualcos'altro in cui voglio dare il 1000% di me. Se fino ad adesso vi ho divertito, intrattenuto e motivato su questo canale, ora mi sento pronto ad insegnarvi qualcosa. Bene, è il momento del bagno ghiacciato. Ok, ma insomma, qual è questo altro progetto, questo nuovo progetto di cui vi continuo a parlare? Il mio nuovo progetto è semplicemente il mio secondo canale, che attualmente si chiama Marco Tomasin Extra. L'ho aperto diversi mesi fa. Inizialmente non l'ho aperto con l'intento che diventasse il mio primo canale, doveva appunto essere il secondo canale. Ma poi negli scorsi mesi mi sono sempre più appassionato, anzi mi sono riappassionato all'argomento della crescita personale, dello sviluppo personale, del migliorare se stessi. Questa cosa mi ha preso molto. E nel frattempo, mentre la mia passione aumentava per questi argomenti, diminuiva nel fare i video del primo canale. Quindi il nuovo progetto su cui voglio lanciarmi e su cui mi sto già lanciando al 100% è il mio secondo canale, Discorso della crescita personale. E cosa voglio insegnarvi? Voglio insegnarvi molte cose ed è quello che sto anche già iniziando a fare. Leggo i vostri commenti, mi state scrivendo tantissimi che i video del secondo canale vi stanno aiutando molto e questa cosa mi fa davvero davvero piacere. Ci tengo a dire una cosa, quindi io non sparirò
smetterò di fare video su questo canale, ma continuerò e anzi aumenterò a farli sul mio secondo, che diventerà il mio primo per questo motivo. E voglio essere ben chiaro con voi, non venite a seguirmi su quel canale aspettandovi che io faccia sfide come su questo. Non venite lì, non scrivetemelo nei commenti. Mi aspetto da voi che siate dei ragazzi abbastanza maturi per capire questa cosa. Se io cambio canale è perché voglio portare un tipo diverso di contenuto. Ma ripeto, mi aspetto che siate delle persone mature e possiate capirlo. Se invece tu sei un ragazzo determinato che ha voglia di migliorare dal punto di vista dell'allenamento, dell'alimentazione, della produttività oppure del mindset, allora ti aspetto sul mio secondo canale, perché su quel canale tratto di questi temi, va bene? Ti lascio il link qui sotto in descrizione per iscriverti e ci vediamo ben presto là. E Leone, ci tengo davvero a ringraziarti per gli scorsi 3 anni, perché sono stati a mani basse i 3 anni più belli della mia vita. Tutte le emozioni, i momenti passati assieme, tutta la fatica che ho fatto in questi 3 anni, e sono sicuro che ti sei divertito un casino a vedermi fare fatica. Ci posso scommettere l'anima. Però in questo momento ho bisogno di chiudere questo capitolo della mia vita, perché ho voglia di affrontare la prossima sfida. Negli scorsi 3 anni di sfide ne ho affrontate molte. Adesso ho bisogno di passare alla prossima. Ho bisogno di mettermi in gioco in qualcos'altro, anche perché se continuassi a fare questi video, se continuassi su questa traiettoria, non riuscirei a metterci la stessa enfasi, la stessa motivazione, la stessa passione che ci ho messo fino ad adesso. E per me non fare una cosa al 100% non è un'opzione, e non dovrebbe esserlo nemmeno per te. Quindi sono pronto a chiudere questo capitolo. Ti ringrazio di nuovo per tutto l'amore ricevuto negli scorsi 3 anni, ma adesso è il momento di passare al prossimo. Da Leone è tutto.